après la gym, les devoirs, le ménage. Ou allez, comme on sait, aujourd'hui, cousine française, les cochons de ton main. Ouh là là, et voilà. Oggi, due ricettine francesi. Vediamo un pochino di trogolai che combinano anche francesi in cucina. Allora, una porzione di pasta. Ecco, intanto gli hanno scotti, gli hanno... Costi che, quando era cotti? L'anno scorso? Costi che gli hanno la ciotolina di gatto per farlo bere. Salsa di pomodoro. Aglio, burro, baia, viuste. Che gli ha questo viuste arancione, Costi? Poi, pennello cinghiale. Per dipingere una grande parete, per imburrare una grande pirofila ci vuole un grande... Allora, insomma, comunque, si ha imburrare. Poi le nostre pennette cotte, era tutt'ore, insomma, che roba gli è questa? La pasta è fatta a bischero. Questa sarsina di pomarola che solamente a vederla vada mi piglia il volta stomaco. I giuste ci mette. Ma che scelta giuste? E meno male i francesi sanno cucinare, dice a volte no. Esce la cucina francese, gli è... Sono stato sulla Torre Eiffel a mangiare cucina francese, la baguette, poi... Ma se poi ti scappa a cacare, ma tu fai lavati dopo a farti il... Vabbè, comunque, a parte questa cosa, si va a cuocere d'ogni cosa, si fa tutto un pappone. L'avanzo di frigorifero, ma cosa non si gli ghiaccia un sa di nulla, se non tu la cuoci, come fa a profumare l'imbombata? Tu facci vedere come gli è finito. E che gli è? Che è sciappe? Che gli è a me? Che gli è questo? Ma alla fine è giusto, ma non è mia... Gli ha fatto diventare, gli ha fatto un mix, gli ha sostituito, alla fine e gli ha messo le penne cotte nell'81. Cambiamo ricetta, penne alla boscaiola. Allora, partiamo da una base di cipolla, latte e tocchettini di pollo e funghi champignon. L'ho visto prima io, non ve lo fa vedere, si fa prima. Allora, vai, si arriva in stagine. Nel frattempo si fa cuocere la minestra. Oh, vedi? Comincia a pigliare la forma di cestino di sudicio. Comunque, allora, si va a buttare le nostre penne, che ormai sono diventate pennarelli, da quante gli hanno cotto. Una bella rimestata. Ah, voilà. Ghiacce. Queste vanno a mangiare ghiacce. Ma ne manca pestare. Nel frigorifero a ghiacciare. Che schifo. Ah, l'impiattaggio. Ecco, l'impiattaggio proprio di classe, d'alta classe. Sono fini, sono proprio così, con la finezza della France, proprio del... proprio siete il tocco d'alta classe. Quindi ecco, facciamo un riassunto della ricetta. Allora c'è burro, aglio, funghi porcini, champignon, di Gabrebbe, champignon, panna, pollo e pennette cotte, si sa quant'ore. Questo formaggio che dovrebbe essere un'alternativa di parmigiano stile arancione. Che spettacolarità della maiala di domenica. Ma ragazzi, poi tre volte mi viene in mente la Francia, a me mi viene in mente Gigi Proietti che canta non me rompe il ca, 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 tu m'hai rotto il ca, tu m'hai rotto il ca, tu m'hai rotto il ca. Ma andate a troncarvelo nel culo, voi la Torre Eiffel, noi ci siamo la Torre di Pisa, vabbè, vai. Sana sega, sì.